Il tartufo è un fungo ipogeo, cresce sottoterra e vive legando il proprio corpo vegetativo, detto micelio, costituito da sottili filamenti chiamati ife, ad alcune specie di piante, come querce e pioppi. Il legame naturale fra pianta e tartufo è vantaggioso per la vita di entrambi e prende il nome di simbiosi. Proprio grazie a questa simbiosi, annualmente il micelio produce il prezioso frutto che il tartufaio raccoglie. La passione, la preparazione, la sensibilità della ricerca e della raccolta continuano anche nella conservazione e nell'utilizzo gastronomico che completa la filiera del tartufo. Slebea. Come si arriva a casa, si prende la carta assorbente. Si fa sia bene, si mette in frigo, poi si cambia ogni giorno perché si conservi bene. Ma per me qua ti incarda il belli balota, il van subito. Si arrivava a casa la sera, si portava, guardava il tartufo, si puliva, poi si guardava quanto era e si metteva dentro una pentola, che sotto c'era della sabbia fresca. Si metteva lì dentro, si copriva e rimaneva lì. Fino a che non si tornava a levare e portarla via. E così, dal naso istintivo del cane, l'anima profumata del tartufo, passata dal naso esperto del tartufaio, arriva a quello dei ristoratori, concludendo il suo cammino e donando ad ogni piatto la propria inalterata fragranza. I tartufi vengono conferiti in azienda da tutti i tartufai della zona, i quali hanno come punto di riferimento e utilizzano l'azienda per far arrivare il prodotto in tutte le tavole del mondo. E altro prodotto viene utilizzato per la conservazione. Il nostro compito qual è? Quello di fare da punto di riferimento per tutti i raccoglitori della zona. Molto importante è che i nostri territori rimangono liberi, rimangono aperti, perché la raccolta del tartufo deve essere possibile a tutti. Il fatto che questo prodotto si trovi in modo naturale, non sia coltivato, è determinante. Molto importante è che il tartufo abbia protezione durante il viaggio. Ecco perché noi facciamo delle confezioni che garantiscono il prodotto, la temperatura, garantiscono tutto quello che è necessario perché arrivi più integro possibile. Nel tempo, l'appuntamento con il tartufo, rinnovato annualmente grazie al circuito provinciale di Tartufesta e alle feste collegate, è diventato sempre più importante e speciale. A Savigno, in 25 anni di sagra, l'attenzione e la passione intorno a questo speciale figlio del bosco è cresciuta diventando l'evento ormai irrinunciabile di novembre. Il piccolo gazebo sulla piazza si è trasformato in un mosaico di stand tematici che parlano del mondo del tartufo e danno modo a chiunque di poterlo acquistare e gustare, ma anche di viverlo in tutto il suo cammino. Un momento unico per ritrovarne l'aroma, la storia e la poesia. Alla volta non c'era niente, c'era tutto libero, non c'erano riserve, non c'era niente. Adesso è venuto delle riserve, ci è venuto delle chiusure che insomma non si può più girare. Nel lento respiro delle stagioni, continuano a vagare per il terreno libere le spore,
inafferrabili e lontane dalle cose umane, custodi di un mondo che la natura ha creato e che solo l'interessata cecità dell'uomo può illudersi di cambiare, con regole e restrizioni. Ha trovato il tartufo? È trovato! Spalotta! Tartufo!